Quanti di voi conoscono la fantastica saga di Inazuma Eleven? Quanti di voi hanno guardato la serie animata oppure giocato ai capitoli arrivati sulle console Nintendo? E soprattutto, quanti di voi sanno che è in arrivo una nuovissima serie? Inazuma Eleven Ares è la settima serie dedicata al mondo di Mark Evans e compagni, ambientata però in una realtà parallela rispetto a quella vista fino ad ora. La serie di Inazuma Eleven Ares infatti viene posta dopo la vittoria del Football Frontier della Remon Eleven, in un mondo in cui gli alieni dell'Alius Academy non attaccarono mai i membri dei vari club di calcio giapponesi. Il primo episodio della serie sarà intitolato Another Episode 27, ovvero un altro episodio 27, dove con altro si intende ovviamente diverso. Infatti l'episodio 27 di cui parliamo non è altri che il primo della seconda serie di Inazuma Eleven, quello dove vediamo proprio Mark, Axel, Jude e tutti gli altri assistere alla distruzione del loro istituto. Tutti i membri della Remon Eleven però, una volta terminato il torneo, vennero inviati come membri del comitato di rinforzo alle squadre sparse per il paese, sciogliendo così la leggendaria squadra. Ad esempio Axel giocherà nella Kirkwood, Jude nella Sheshugakuen oppure Kevin nell'Alpine. Il protagonista questa volta non sarà Mark Evans, bensì ce ne saranno tre: Asuto Inamori della Inakuni Remon, Aizaki Ryuei della Sheshugakuen, stessa squadra di Jude Sharp, e Nosaka Yuma, direttamente dalla Outei Tsukinomiya. La serie ci mostrerà vari momenti delle vite di questi tre ragazzi, ponendosi in maniera più matura rispetto alle precedenti. Asuto, come i suoi compagni di squadra, è un ragazzo che vive sull'isola di Inakuni. Ama davvero tanto giocare a calcio con i suoi amici, ma un giorno il loro campo viene smantellato poiché la loro squadra non può competere con le altre scuole senza uno sponsor. E come se non bastasse, la mamma dello stesso Asuto si ritrova ora ricoverata in ospedale. Il mondo sembra crollare sulla testa del ragazzo, ma grazie alla sua volontà riuscirà a trovare le forze per andare avanti, deciso a vincere il Football Frontier. Lo spirito di Asuto contagia anche i suoi amici, che presi più che mai dall'entusiasmo decidono di aiutare il giovane nella sua impresa di riportare il calcio sulla loro isola. Allenamento dopo allenamento ci siamo, l'esitazione si è fatta da parte e tutti si imbarcano per raggiungere Tokyo, dove Asuto e gli altri si iscriveranno alla mitica Remon, dove pensate un po' riprenderanno a giocare a calcio. Durante una partita contro la Sheshugakuen, l'attaccante della Inakuni Remon, Kozumaru Sasuke, esegue il famosissimo tornado di fuoco, tecnica peculiare di Axel Blades, segnando e stupendo tutti i presenti, compresi i suoi compagni di squadra. Alcuni personaggi storici della serie subiranno dei cambiamenti, come ad esempio Xavier Schiller, che non sarà più lo stesso Xavier adottato, ma quello originale, tra virgolette, che nella serie morì. Allo stesso modo anche Aiden Frost sarà presente in questa serie, non essendo mai deceduto in seguito alla valanga che travolse l'auto della famiglia Frost. In questa serie torneranno anche personaggi importanti come l'allenatore Travis oppure Ray Dark. Per chi se lo stesse chiedendo, Inazuma Eleven Ares inizierà il prossimo 6 aprile in Giappone, quindi tra pochissimo tempo, e sarà composta da ben 126 puntate. Ma non temete, perché in Italia Rai Gulp ha già acquistato i diritti televisivi. Molto probabilmente i primi due episodi li potremo vedere in contemporanea con il Giappone. Tuttavia non si sa ancora la data precisa di messa in onda italiana per la serie in questione. Tranquilli però che stiamo preparando una sorpresa per voi. Rimanete aggiornati e non rimarrete delusi. Parlando invece velocemente del manga di Inazuma Eleven Ares, la storia fumetti ha debuttato sulle pagine di Korokoro lo scorso 15 marzo con un capitolo dedicato a Inazuma Eleven Reloaded, l'equivalente cartaceo dell'altro episodio 27 di cui abbiamo parlato ad inizio video. Ancora non sappiamo se questo manga arriverà prima o poi nel nostro paese. Noi rimaniamo speranzosi dal momento che il manga di Inazuma Eleven Go arrivò qualche tempo fa anche in Italia. Spostiamoci ora alla parte fisica di Inazuma Eleven Ares. Daremo infatti un'occhiata ad alcuni interessanti accessori. Takara Tomy infatti ha annunciato da poco un set di 3 Eleven Bands, i braccialetti che possiamo vedere indosso ai personaggi della serie. Questi Eleven Bands costeranno la bellezza di 5.800 yen l'uno, che equivalgono a 45 dei nostri euro. L'Eleven Band si potrà collegare al videogioco e sarà provvisto di varie funzioni, come ad esempio un contatore per misurare la propria attività ogni giorno. Facendo attività fisica con indosso l'Eleven Band guadagnerete energia,
da poi sfruttare nel gioco. Sullo schermo dell'Eleven Band saranno visualizzabili più di 150 personaggi della serie, e scegliendone uno in particolare si potranno ricevere speciali messaggi da esso. Questo bracciale però è un vero e proprio orologio, provvisto anche di cronometro, calendario e tanto altro ancora. Ma non è tutto ovviamente, sono in uscita anche 24 speciali carte NFC, chiamate Inazuma Licenses. Queste card assomigliano in tutto e per tutto ad un tesserino e costeranno 300 yen l'una, quasi 2,50 euro. Essendo dotate di sensore NFC, queste carte, analogamente agli amiibo, potranno sbloccare il calciatore presente sulla carta facendolo unire alla tua squadra. Infine parliamo del videogioco, atteso, penso e spero, da tutti voi. Dal recente trailer abbiamo visto che il gioco si presenta con una grafica in cel shading, già vista con i primissimi teaser, con un mondo molto più aperto rispetto ai titoli per 3DS e DS, e per fortuna aggiungerei, e con alcune meccaniche riconfermate anche in questo capitolo, come ad esempio la barra dei punti tecnica o la possibilità di scegliere diversi tipi di dribbling, tiri o contrasti. L'uscita è fissata per l'estate dell'anno in corso su Nintendo Switch, PlayStation 4 e, come è successo per Lady Layton Mystery Journey, anche per iOS ed Android. Non sappiamo ancora se uscirà in contemporanea in tutto il globo, quel che è certa è l'uscita nipponica. A distanza di quasi 2 anni dal suo primissimo annuncio, questo è tutto quello che sappiamo su Inazuma Eleven Ares, il settimo capitolo della serie calcistica di Level 5, in uscita, come detto nel corso del video, quest'estate per console e smartphone e ad aprile come serie animata. Io vi chiedo di lasciare un mi piace per supportare al meglio questo video. Inazuma Eleven è una serie che ho amato sin dalla sua prima messa in onda su Disney XD ormai 8 anni or sono, dunque mi fareste davvero felice superando i 500 mi piace. Condividi il video con i tuoi amici ed iscriviti se ancora non l'hai fatto per non perderti nessun aggiornamento sul mondo Pokémon e Nintendo. In descrizione trovate il sito di Pumpling per acquistare magliette, felpe e tanto altro in sconto grazie al nostro codice POCNEXT. Qui da Diego è tutto, ciao calciatori!